Bisogna continuare a timbrare il cartellino. Chi si ferma è perduto. Essere campioni del mondo può aprire la carriera o chiuderla. La apri se accetti le responsabilità che ti porti dietro. La chiude se pensi che non devi più dimostrare nulla. E invece, ogni maledetta domenica, ogni volta che scendi in campo, c'è qualcosa da dimostrare, ancora, per sempre. Pallone in area di rigore, svetta Fulvio Collovati, sotto la traversa il gol di testa di Fulvio Collovati che esulta abbracciato dai compagni. Converge, buono lo scatto d'avvio, palla per Battistini, per Serena, in mezzo, Matheus, gol, gol dell'Inter con Matheus. Parte l'angolo dalla sinistra, il Milan ha serragliato in area di rigore, pallone verso Bergomi, si gira improvvisamente con il sinistro addirittura, il gol di Beppe Bergomi. Grosso, ma fino in fondo. È un cross ma diventa un tiro. Pantanelli è battuto per il gol del 3-0. Il tedesco dell'Inter, Breme, scende sulla sinistra in area di rigore completamente solo, il portiere esce, il pallonetto, il gol di Breme. Pallone in mezzo per Yuri Djorkaeff, si gira, esecuzione difficilissima, Djorkaeff, la finta, il gol di Yuri Djorkaeff. Il Piacenza è di scena a San Siro e i tifosi nerazzurri si sfregano le mani, pregustando gol e spettacolo. È da incorniciare la punizione capolavoro di Ronaldo. Parte Ronaldo! Ronaldo!
Inter è bloccata sul pareggio da un buon Lecce. Fa tutto da solo e decide la partita l'assolo del Panzer, Jürgen Klinsmann. In area di rigore c'è Klinsmann, che può calciare col sinistro, mette palla sul piede, buono! Destro a gira all'incrocio, una meraviglia di Jürgen Klinsmann. La Roma di scena San Siro viene travolta dalla furia nerazzurra. Si beve mezza difesa giallorossa prima di insaccare la rete del 4-1 l'irrefrenabile Spillo Altobelli. Può dilagare l'Inter, grande azione, Altobelli, tocco sotto, 4-1. Sulla Roma.